È appena nata l'Associazione Culturale Lombardia-Russia. A cosa servirà? L'associazione appunto è culturale, cerca di far rinforzare quelli che sono già comunque i legami tra la Lombardia e un paese così importante a livello commerciale, culturale, economico che è la Russia, e vuole anche cercare nel suo piccolo di dare un'informazione corretta di quello che sta succedendo in Russia attualmente. Perché in molti casi in Occidente esiste una sorta di pregiudiziale antirussa che viene esplicitata chiaramente su articoli di giornali e servizi televisivi che forse sono nostalgici della vecchia Unione Sovietica. Infatti dipingono il presidente Putin come un nuovo dittatore, una persona autoritaria, dipingono la Russia come uno Stato che non è attenta ai diritti umani. Invece così le cose non stanno così. Indubbiamente la Russia ha delle sue leggi che sono probabilmente diverse da alcune leggi che in Occidente vanno per la maggiore, ma non per questo è un paese autoritario. Allora l'importanza di questa associazione, il tentativo nostro è di riuscire a propagandare, a dire la verità su quella che è la Russia di oggi, un paese democratico, un paese che anche nei confronti della Lombardia e dell'Europa può essere solamente una risorsa e non una vicinanza di valori. Sicuramente sì, la visione del mondo della Russia è attenta alla difesa dell'identità, alla difesa delle radici della cultura dei popoli, che oggi viene minacciata dalla globalizzazione che va a colpire quelle che appunto sono le radici dei popoli. La Russia è molto attenta a questa difesa e quindi questa visione del mondo del presidente Putin in particolare è molto simile a quella che noi vogliamo difendere, anche perché senza le radici profonde i popoli rischiano di perdersi, ed è anche una crisi non solo economica quella che sta attraversando l'Europa, ma è una crisi di valori. Max Ferrari, segretario dell'associazione Lombardia-Russia, qual è l'intento di questa associazione? L'intento è un po' quello di far conoscere anche la Russia buona, nel senso da una parte si pretende che i russi vengano qui a salvare la nostra stagione sciistica, la nostra stagione estiva, che vengano qui a comprare le aziende, particolarmente quelle decotte, e dall'altro non si fa altro che parlare male della Russia, dirne peste e corna, dire che il presidente Putin, che è stato eletto, ricordiamo, 3 volte in maniera democratica e ha raccolto il 65% dei consensi in elezioni che gli Stati Uniti hanno considerato del tutto valide, che le organizzazioni internazionali hanno considerato valide. Ecco, lui viene considerato un dittatore, ci viene un po' da ridere, detto da una nazione come l'Italia che nel giro di un anno ha collezionato 3 presidenti del Consiglio, tutte bravissime persone, ma nessuno è passato da un vaglio elettorale. Insomma, dare delle lezioni alla Russia è un po' così ridicolo, passatemi il termine. Così come ci sono dei racconti assolutamente incredibili su quello che sta succedendo in Ucraina, dove tutti i torti sono dalla parte della Russia, tutte le ragioni sono dalla parte di questi cosiddetti pro-europei. Le Olimpiadi di Sochi sono state completamente oscurate, se ne è parlato soltanto per questa carnevalata, consentitemi, di Vladimir Luxuria. Noi vorremmo raccontare un po' le cose in maniera un po' meno sbilanciata, parlare di grandi temi che sono anche quelli geopolitici, geoenergetici. Ricordiamoci che la Russia è da anni il nostro più affidabile fornitore di gas e di petrolio, e vorremmo anche far riflettere la gente sul fatto che molto spesso i nostri interessi di politica estera coincidono perfettamente con quelli russi. Pensiamo alla Libia, pensiamo alla Siria, dove fortunatamente Putin ha scongiurato un intervento destabilizzante, pensiamo ai Balcani. Quindi ragionare prima di prendere delle decisioni e di dare per scontato cose che scontate non sono.